Questa è la continuazione del video precedente che ho fatto poco fa. Oggi è 19 lunedì, febbraio 2024. Come ho detto, non voglio insegnarvi, ma voglio soltanto raccontare, che vi ho raccontato già del fatto dell'eresia. Sono molto contenta che il medico di base Stampezzi non ha voluto. Per cui è rimasto mio marito a casa. E tutto il mese di dicembre è stato sempre a letto mio marito. Non apriva mai gli occhi, non si muoveva mai. E quando è venuto i nostri amici, perché avevano portato il letto, e dice: Elisa, questo Ma te lo non devi so poi che rassegnare, dire più. perché in questa condizione meglio che lui se ne va per sempre. Non ho risposto, perché lui non si muoveva più, non apriva più gli occhi, ma sapevo che è stato ossidato. Lo so bene, conosco anche questi sedativi che hanno messo, perché questi sedativi usano anche per sedare quelle persone che sono stati diagnosticati schizofrenia, che per me non esiste questa malattia di schizofrenia perché non hanno nessuna prova. Per cui non mi sono mai arresa io. Ho dato da mangiare mio marito in orario. Colazione alle 6, come sempre che io e lui mangiavamo, che lui dava da mangiare alle 6 sempre. E a mezzogiorno pranzo ho dato. E di sera mangiare. Che cosa ho fatto? Perché non diceva più niente, non apriva più gli occhi. Ho usato questo cucchiaino di caffè. Perché quel cucchiaino grosso si soffocava. Anche se lui non apriva la bocca, io lo mettevo dentro con tanta pazienza. Riuscivo a mangiare, riuscivo a inghiottire poco poco con questo cucchiaino. Adesso lui cammina, siamo già, quando ho fatto iniziare a alzare, lo facevo alzare più forza perché se dovevo lasciare lì, a letto, senza muovere, non poteva morire. Lo facevo alzare, dando da mangiare, da bere, tutto ciò quello che c'è bisogno del suo corpo, senza medicinale però, perché le medicine è stato a distruggere il suo cervello. Per cui gennaio ho cominciato a fare sederio, l'ha fatto lui, anche se certe volte gli occhi chiusi. E poi pian piano, ha avuto già la collaborazione di alzarsi in piedi, camminava un po' in cucina. Ora, questo mese di febbraio, comincia già a uscire dalla cucina, camminare nel nostro spazio, soltanto che davanti a casa, perché in giardino non può ancora fare le scaline. Devo stare molto attenta, quando soprattutto lui è già in piedi, perché quando si abbassa
La pressione casca a terra. Ma sono contenta lo stesso che lui ha riuscito a camminare, ha riuscito a alzare, mangiare. Adesso ha già gran appetito. Non uso più questa. No, uso quello grande, cucchiaio. Certe volte lui mi chiede già da mangiare, vedi? E vi racconterò anche perché siamo ritornati qui e perché ci sono anche i motivi. Dovevamo ritornare presto qui, ma ho avuto anche problemi lassù e quindi questo ritorno avevo due obiettivi. Prima, prendere i documenti perché avevo bisogno anche per portare su. O anche qui devo esplicare diverse cose. Secondo motivo è per vedere se ci sono avvisi o notifiche dal tribunale. Perché? Perché queste due persone davanti a me, Marisa Nicosia e Giovanni Palmieri, sono moglie e marito, hanno detto che avevano fatto la denuncia contro di me. Hanno fatto l'ultimo, hanno chiamato il 112, hanno fatto accusa contro accusa. Anche la dottoressa Cascione è venuta anche, perché è stata chiamata lei, Marisa ha chiamato la dottoressa Cascione. E così a raccontare tutti i balli ai carabinieri, non so se erano poliziotti giovani, ha raccontato tutto balli. Per cui se ero già su, dovevo tornare presto qui per vedere subito se sono notifica dal tribunale. Perché dovevo anche aspettare fino ad oggi, devo aspettare l'assistente sociale, i parenti di mio marito, perché loro mi hanno detto, urlando dal balcone, guarda un po' queste persone che idiote, urlavano dal balcone di loro, dicevano che hanno chiamato l'assistente sociale perché ho maltrattato i miei due familiari malati. E hanno chiamato tutti i parenti di mio marito. Ancora sto aspettando. Sto aspettando. Parenti di mio marito neanche una telefonata non hanno fatto. Mai. Ma una cosa che io sono contenta che mio marito ha riuscito di nuovo a mettere in piedi. Grazie di questo cocchiaino. Questo cocchiaino, un eroe. Adesso vi saluto. Ciao.